Bene, ragazzi, oggi, visto che abbiamo fatto finora molti esempi di esercizi sui vari formati di modulazione digitale che abbiamo studiato, cerchiamo di fare un confronto fra questi tipi differenti di modulazione che abbiamo studiato, digitali, in termini di alcuni parametri. I parametri più importanti sono i requisiti di banda e le prestazioni che uno riesce a ottenere. Abbiamo fatto lo stesso discorso al termine delle modulazioni analogiche. Abbiamo cercato di confrontare i vari sistemi, le varie tecniche di modulazione studiate in termini di coefficienti e parametri che erano l'efficienza in banda e l'efficienza in potenza. Come efficienza in banda abbiamo come parametro che studiava, che valorizzava o quantificava l'efficienza in banda. Nelle modulazioni analogiche abbiamo studiato e utilizzato il coefficiente di espansione in banda, cioè quant'era la banda occupata sul canale rispetto a quella del segnale da trasmettere. E come parametro che valutava l'efficienza in potenza abbiamo studiato il guadagno di modulazione, cioè l'SNR garantito dalla modulazione rispetto all'SNR in banda base. Qui i parametri efficienza in banda e potenza sono già belli che definiti. Sono efficienza in banda, che è definita come il rapporto fra il rate ottenuto e la banda occupata, e l'efficienza in potenza, che è definito come la distanza minima della costellazione dei segnali al quadrato diviso l'energia media per bit. Come nel caso di modulazione delle modulazioni analogiche, oltre a quantificare questi parametri e confrontarli fra di loro sulla base di differenti tipi di modulazioni, bene, oltre a fare questo abbiamo anche introdotto il limite alle prestazioni che era data dalla capacità di canale Shannon. Anche qui, quando confronteremo ora differenti tipi di modulazione, dovremo sempre confrontarli rispetto al limite teorico che anche in questo caso sarà dato dalla teorema di Shannon sulla capacità di canale. Se ricordate, il teorema della capacità di canale Shannon dice che il massimo bit rate a cui si può trasmettere su un canale gaussiano a banda limitata W e con vincolo di potenza P, se si vuole avere una trasmissione affidabile, dove per trasmissione affidabile si intende una trasmissione con probabilità di errore piccola a piacere, allora deve soddisfare questo vincolo. Il rate deve essere minore o uguale di un parametro sia capacità che per il canale gaussiano, appunto, con vincolo di potenza e con banda limitata W è log 2 di 1 più SNR per la banda. Se si trasmette un rate maggiore di questo parametro, la probabilità di errore tende a 1. Se si trasmette con un rate maggiore di questo parametro, si può fare in modo che la probabilità di errore tende a 0. Cerchiamo di rielaborare questa relazione facendo uscire fuori i parametri di nostro interesse, che per le modulazioni digitali erano l'efficienza in banda e, più che l'efficienza in potenza, noi qui andremo a vedere il rapporto di convisione zero che compariva in tutte le formule della probabilità di errore. Ma è molto facile far uscire fuori, perché se ricordate l'SNR si può scrivere come potenza di segnale diviso N0 W, ma la potenza di segnale è il bit rate per l'energia media per bit, e allora, come vedete, è comparso sia il parametro con bisogno di 0, che è di nostro interesse in questa fase, che il coefficiente R su W. In particolare, dividendo a destra e a sinistra per W, abbiamo che R su W deve essere minore o uguale del log 2 di 1 più R su W di con bisogno di 0, se voglio una trasmissione affidabile.
rimaneggiando questa espressione, otteniamo 2 alla R su W minore o uguale di 1 più R su W e con bisone 0, e di conseguenza e con bisone 0 deve essere maggiore o uguale di 2 alla R su W meno 1 diviso R su W. Che ci fa vedere che se vogliamo trasmettere con un certo rete e abbiamo una certa banda, allora dobbiamo necessariamente utilizzare un'energia media per bit rispetto al PSD del rumore di questo rapporto, che sia maggiore di questo coefficiente. La curva limite si ottiene quando noi, invece di trasmettere un rate minore della capacità, trasmettiamo un rate esattamente uguale alla capacità. Quindi la curva limite si ottiene per R uguale C. In questo caso abbiamo che C uguale la capacità uguale al coefficiente, nel qual caso l'SNR sarà non R su W ma C su W, perché con bisone 0, e quindi quella relazione sarà, diventerà con bisone 0 uguale 2 alla C su W meno 1 diviso C su W. Questo è il limite a cui si può arrivare nei casi reali. Bisogna stare qui, ok? Cioè questo è il minimo rapporto fra energia e PSD del rumore che si deve utilizzare, e questo invece è quello che si può utilizzare. È interessante valutare l'andamento di questa curva quando il rapporto C su W tende a 0 e quando il rapporto C su W tende a infinito, insomma disegnare questa curva limite. Se volessimo disegnare questa curva limite otterremo una cosa del genere. Cominciamo a vedere che succede quando C su W tende a 0. Quando C su W tende a 0, il numeratore tende a 0 e il denominatore tende a 0. Applichiamo De L'Hôpital, derivata del numeratore fa logaritmo naturale di 2 per C su W, per 2 elevato a C su W. Scriviamo limite per C su W che tende a 0. Siccome è un rapporto di due oggetti che vanno entrambi a 0, posso fare il limite di quel rapporto uguale al limite del rapporto delle derivate. La derivata del numeratore fa 2 alla C su W, logaritmo naturale di 2. La derivata del denominatore fa 1. E quindi quando C su W tende a 0, e con bisone 0 tende al logaritmo naturale di 2. Ma siccome questa convisione 0 è un rapporto che ha a che fare con il rapporto segnale rumore, noi lo esprimiamo sempre in decibel. Il logaritmo naturale di 2 sono meno 1.6 dB. Ripeto, stiamo cercando di disegnare curva limite, va bene? Per disegnarla calco limite a 0 è infinito, perché qui la variabile dipendente qui è C su W. La capacità è positiva, la banda è positiva, il rapporto è positivo. Quindi il numero positivo va da 0 all'infinito. A 0 che succede? Quando C su W tende a 0 e con bisone 0 va a meno 1,6 dB.
lo scrivo in naturale qui. Quando C sub doppio invece tende a infinito, che cosa abbiamo? Beh, è chiaro che il numeratore cresce esponenzialmente, il denominatore cresce linearmente, il rapporto va a infinito. Segno invece che lineare, siccome la prossima curva mi servirà in decibel, questo lo faccio in scala logaritmica, quindi log scale, scala logaritmica, questo lo faccio in decibel, e quindi se vogliamo rappresentare quella curva, che succede? Quando C sub doppio tende a 0, in scala logaritmica va a meno infinito e con bisogno di 0 va al logaritmo tra i 2, cioè meno 1,6 dB. Quando C su W fa 1 e con bisogno di 0 fa 1, cioè 0 dB. Quando C su W va a infinito, il bisogno di 0 va a infinito. Ok? Questa è la curva limite che si chiama E con B su N0 uguale 2 alla C su W meno 1 diviso C su W. Ok? Abbiamo solo riscritto in maniera differente la capacità del canale gaussiano, in modo da far apparire le grandezze che volevamo, cioè il rapporto rate su banda, e siccome il rate massimo è la capacità C su W, e il rapporto con bisogno 0, che compare in tutte le espressioni delle probabilità d'errore dei vari formati di modulazione che abbiamo visto. Se lo rimaneggiate, esce fuori questa relazione qui, il cui disegno è questo qui. In realtà R su W deve essere, scusate, E con bisogno di 0 deve essere più grande di questa curva, quindi non deve essere uguale a questa curva, deve essere più grande, quindi deve stare al di qua, il che significa che tutti questi valori qui non sono accessibili. Soltanto la zona E con bisogno di 0 maggiore di R su di 2 alla R su W meno 1 su R su W è accessibile. E il limite è quella stessa curva quando al posto di R ci mette del C, che è questa qui. Questo è il limite teorico dato dalla teoria dell'informazione. Ora cercherò di rappresentare su questo grafico alcuni formati di modulazione che abbiamo visto, per vedere dove si vanno a piazzare fra di loro. Chiaramente più saranno vicini a quella curva e più saranno buoni quei formati di modulazione che sono vicini al limite teorico, più saranno lontani e meno saranno fra virgolette buoni. Questa curva la lasciamo lì e poi la andiamo a riempire. Qui invece andiamo a valutare i parametri principali in termini di parametri di efficienza in banda, efficienza di modulazione di impotenza, di due formati di modulazione un po' estremi nel loro comportamento. E i due formati di modulazione estremi nel loro comportamento erano le modulazioni lineari e quelle ortogonali. Nel lineare, se ricordate bene, l'efficienza in banda, quale efficienza in banda? Beh,
per rappresentare un'efficienza in banda dobbiamo rappresentare il coefficiente R su W. Mentre il bit rate R è dato da log 2 di M su T, cioè il numero di bit che si mandano nel tempo di segnalazione, per la banda non abbiamo alcuna espressione finché non diciamo che tipo di impulsi stiamo utilizzando. Allora, per renderci indipendenti dal tipo di impulsi utilizziamo, e lì andiamo a rappresentare, la massima efficienza in banda che uno può ottenere. E la massima efficienza in banda si ottiene quando si utilizzano impulsi che danno luogo alla banda minima, che, se ricordate, era Q su 2T, dove Q è la dimensionalità dello spazio di segnale. Nel lineare Q fa 1. Di conseguenza la massima efficienza in banda che si può ottenere con una modulazione lineare è il rapporto fra R e W min quando Q fa 1, che è 2 log 2 di M. Ok? Perché il rapporto fra queste due grandezze è 2 log 2 di M, Q fa 1. Ripeto, qui sto rappresentando l'efficienza in banda massima, altrimenti sarei vincolato al tipo di impulso da utilizzare. Fate conto che sto utilizzando impulsi tipo SYNC. Va bene? Questo perché non mi interessa valutare l'efficienza in banda in sé per sé, ma l'efficienza in banda massima della lineare in confronto all'efficienza in banda massima dell'ortogonale. Valutiamo per alcuni valori di M 2 4, 8, 16, 32. Questo conto l'ho già fatto, anche se è immediato, perché a me interessa più che altro per l'efficienza in potenza, è più complicata. Per l'efficienza in banda è immediato, è 2, 4, 6, 8, 16. Per l'efficienza in potenza invece è un po' più complicato, perché se ricordate bene l'efficienza in potenza di una lineare era 12 log 2 di m diviso m quadro meno 1. Per cui l'efficienza in potenza della lineare quando m fa 2 è 4, quando m fa 4 è 1.6, quando m fa 8 è 0.57, abbiamo 0.19, a 32 abbiamo 0.069 e a 64 abbiamo 0.018. Ecco l'efficienza in potenza e in banda, dove l'efficienza in banda è quella massima nel caso di modulazioni lineari. Come vedete, quando la cardinalità della costellazione M cresce, le modulazioni lineari sono sempre più efficienti in banda, ovvio. Il rate cresce, la banda rimane fissata, perché la dimensionalità è 1, non cambia. Ma sono sempre meno efficienti in potenza, perché mano a mano che arrivano nuovi segnali da dover rappresentare, per mantenere inalterata la distanza minima, è necessario che nuovi segnali vengano messi sempre più lontano dall'origine e quindi siano sempre più energetici e di conseguenza l'energia media per bit aumenta. Un comportamento totalmente opposto invece l'abbiamo visto nelle modulazioni ortogonali, che stanno all'altro estremo. In questo caso l'efficienza in banda massima, beh, è il caso in cui la banda minima massima è M su 2T, perché Q è M su 2T, perché la
dimensionalità dello spazio segnali è proprio pari al numero dei segnali a disposizione, o m segnali ortogonali, quindi Q fa m. Di conseguenza il rapporto è 2 log 2 di m su m. Mentre invece l'efficienza in potenza era 2 log 2 di n. Se ricordate, le coordinate erano la radice di energia, la distanza minima era radice 2 volte energia media, per cui l'efficienza in potenza è la distanza minima, cioè 2e, diviso l'energia media del bit, che è l'energia media del simbolo, diviso log 2 di e, log 2 di m, per cui il rapporto era 2 log 2 di m. L'abbiamo ricavato molte volte. Queste due quantità, per m che vale a 2 come potenza di 2 fino a 64, diventano 1 3 quarti, cioè 0,75, 1 mezzo, cioè 0,5, 5, 0,31. E per m uguale a 64, 0,19. Mentre invece l'efficienza in potenza è 2 log 2 di m, che è proprio pari all'efficienza in banda della lineare, ce l'abbiamo già scritta qua, ed è 2, 4, 6, 8, 10, 12. Quindi il comportamento della ortogonale è esattamente opposto a quello della lineare. Mano a mano che m cresce, e se fissate il tempo di simbolo t, far crescere m vuol dire far crescere il bitrate, perché bitrate è lo 2 di m su t. Se t è fissato e fate crescere m, vuol dire che state trasmettendo sempre un maggior numero di simboli per aumentare il tempo, e quindi sta aumentando il rate. Quindi per aumentare il rate non serve che aumentate la potenza, perché l'energia media del bit rimane costante, perché ogni simbolo nuovo che arriva viene messo su un'altra direzione dello spazio di segnali in più, quindi la distanza minima rimane inalterata, l'energia media della costellazione rimane inalterata, e quindi l'efficienza in potenza non può che crescere. Perché, scusate, rimane inalterata la distanza minima, rimane inalterata l'energia media per simbolo, e dunque l'energia media per bit diventa sempre più piccola, perché aumenta il numero di simboli. Di conseguenza l'efficienza è sempre maggiore. Viceversa, l'efficienza di potenza. Viceversa, l'efficienza in banda è sempre peggiore, perché ogni volta che arriva un nuovo segnale dovete tirar fuori una nuova direzione dello spazio segnale. Certo, un segnale in più, segnali in più da trasmettere, vuol dire che potete trasmettere un rate maggiore, ma il rate cresce logaritmicamente col numero di segnali, mentre invece la banda cresce linearmente, perché ogni segnale in più ha bisogno di una direzione in più. Crescita lineare al denominatore e esponenziale al numeratore vince il lineare e l'efficienza va a zero. E quindi si vedono questi due formati di modulazione, che sono all'estremo. Sono uno molto buono se è richiesta una grossa efficienza in banda, e quindi se c'è, non c'è un limite sulla potenza, e un altro invece è molto buono se è richiesta una grossa efficienza in potenza. Vuol dire quindi che non c'è un grosso vincolo sulla banda, potete utilizzare la banda che volete. Gli andamenti sono questi. Allora, sulla base delle richieste che vengono fatte al progettista, che sono quelle di, potrebbero essere sulla banda o sulla potenza, voi scegliete il formato di modulazione più si adatta alle vostre richieste.
è interessante rappresentare questi formati di modulazione allora su questo piano. Come li rappresentiamo? Attestato che questo è il limite, fissiamo una probabilità di errore a cui vogliamo lavorare, ad esempio probabilità di errore sul bit 10-5, e per ogni valore di m e per ogni valore tipo di modulazione troviamo la coppia e con bisogno 0 ed r su w che mi consente di avere quella probabilità di errore. Mi rispiego. Se io fisso un valore di m e ho fissato una data modulazione, ho il rapporto r su w massimo, quindi l'asse x. Sull'asse x mi serve e con bisogno di 0. Bene, per quel formato di modulazione, con quel valore di m, prendo la espressione della probabilità di errore sul bit, la inverto, perché voglio avere una probabilità di errore sul bit di 10-5, e trovo il valore di condizione 0 necessario per avere quella probabilità di errore target. Ottengo un punto e lo rappresento. E vado avanti così per ogni valore di m e per ogni tipo di modulazione differente con cui ho a che fare. Vediamo dove si trovano e si vanno a testare questi differenti formati di modulazione. Se sono più vicini, più o meno vicini alla curva limite teorica. Rifaccio quindi un grafico, questo non mi va bene perché ho tirato fuori la linea sull'asse x nel punto efficienza in banda uguale 1, ma lì ci saranno più di un formato di modulazione e quindi il disegno sarà confusionario. Metterò l'asse x alla base e rifaccio il disegno. Il disegno l'ho già fatto al calcolatore questa mattina e ve lo ripropongo esattamente da questo grafico, che magari posso anche far vedere davanti, anzi la videocamera, poi se è brutto lo tagliamo, perché è importante esattamente il punto in cui viene messo il formato di modulazione, in modo tale che vengano rispettati i comportamenti relativi. Allora, vogliamo disegnare un grafico in cui mettiamo sull'asse y il coefficiente r su w e lo scrivo in scala logaritmica. Qui sotto abbiamo il valore 0.1, questo è il valore 1, questo è il valore 10 e questo è il valore 100. Ok? Sull'asse x mettiamo in scala in decibel a step di 5, quindi questo punto qua è meno 5 dB. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Qui rappresentiamo il coefficiente e con bisogno 0 in decibel. Poi andiamo a rappresentare su questo grafico la curva limite che abbiamo riportato prima, cioè quella data dalla capacità di canale e con bisogno 0 uguale a 2 alla c su w meno 1 diviso c su w. Professore, ma lì sull'altro asse è c su w o r? R su w. Cambiato quindi? No, non è che è cambiato, prima abbiamo fatto vedere la curva limite okay. La ottengo quando al posto di R ci metto C, okay. Quindi su questa curva limite ci mettiamo appunto quello ottenuto quando al posto di R e C. Poi le formate di modulazione andiamo a valutare effettivamente il bit rate che ottengono e quindi l'efficienza e potenza in banda di quel formato di modulazione. Anzi, qui ci mettiamo
R su W max, perché in realtà è la massima efficienza in potenza che non, in banda, che non è neanche raggiungibile perché dovrei utilizzare impulsi sync che non sono visivamente realizzati, ma giusto per avere un lavorare a parità di condizione su diversi formati di modulazione. Qui dobbiamo rappresentare la curva limite. La curva limite parte da meno 1,6 dB, quindi qualcosa del genere, meno 1,6, poi 0 dB fa 1, chiaramente, quindi qui, a 5 dB sta più o meno qui, a 5 dB arriva un po' sopra 10, quindi qualcosa del genere qui. Mi serve un altro punto, vabbè, facciamo qualcosa di approssimativo. Ok? Questa è la curva limite data dalla capacità di canale. Tutti i punti al di sopra di questa curva limite non sono accessibili. Tutti i formati di modulazione che andremo a rappresentare si possono trovare al di sotto di questa curva. Abbiamo detto che per realizzarla fissiamo una certa probabilità di errore sul bit. Il grafico l'ho fatto con PDA 10-5. Probabilità di errore sul bit 10-5. E troviamo qual è il rapporto e con bisogno di zero necessaria per avere quella probabilità di errore sul bit quando abbiamo una certa modulazione con una certa cardinalità. Cominciamo con questa curva. Vabbè. Questo lo faccio tratteggiato e mi fermo fino a 5, che non voglio andare, perché poi dopo ci dovrò disegnare le curve. La parte di sopra ha R su W maggiore di 1, la parte sotto ha R su W minore di 1. Quindi le modulazioni lineari sono molto efficienti in banda, quindi staranno qua sopra. Le modulazioni ortogonali invece sono poco efficienti in banda, saranno qua sotto. Cominciamo con un primo esempio. Allora, qui ho la due PAM che sta poco meno di 10 dB, forse la roba tipo 9, e un'efficienza in banda di 2, quindi scala logaritmica sarà più o meno qua, quindi sta qui. Sto rappresentando la 2 PAM. La 2 PAM è una lineare, quindi ha efficienza in banda massima pari a 2 e una certa probabilità di errore, ma la probabilità di errore è ricavata immediatamente, perché vi ricordo che la probabilità di errore per la 2 PAM, che è un tipo tale, è Q di 2 con bisogno 0. Ok? Fissate questo come 10-5, invertite e trovate con bisogno 0. Viene un certo numero che in decibel è roba tipo 9 qualcosa, perché ce l'ho proprio prima, poco prima del 10 dB. E quindi stiamo qui, vedete, l'efficienza in banda pari a 2 e con bisogno 0 necessario per ottenere quella probabilità di errore sul bit 9 qualcosa. Questa è la 2 PAM. Ma che è anche uguale alla 2 ASK. Vi ricordo che l'ASK sta per Amplitude Shift Keying e non è nient'altro che una PAM modulata e portata in bassa banda. Ma allora, se è in bassa banda, perché dovrebbe avere la stessa efficienza in banda?
ce l'ha se voi utilizzate una modulazione di tipo SSB, così non utilizzate, non sprecate banda. Se invece fate una ASK a doppia semi banda, quindi in DSB, la banda non è più W, è 2W, e quindi siete la metà efficienti in banda, quindi non state qui ma state qua sotto. Però se voi utilizzate una, se voi trasmettete in SSB, non sprecate banda, e quindi avete la stessa R su W. Quindi questa è anche la 2SK in SSB. Scusate se scrivo piccolo, ma il grafico sarà sempre più complicato. E vi ricordo anche che un altro formato di modulazione che cade su questo punto qui è la QM, o meglio la QPSK. Che era uguale alla 4QM, perché aveva la stessa probabilità di errore sul bit, vi ricordate? Se utilizzate una codifica di Gray, perché erano 2SK in quadratura, ok? Essendo 2SK in quadratura, voi è vero utilizzate il doppio la banda perché trasmettete tutte e due direzioni, ma voi trasmettete anche a doppio il rate. E qui il rapporto rate su banda non cambia. Utilizzare doppio la banda, ma trasmettere doppio rate, il coefficiente R su W è lo stesso. E qui si trova sempre a 2. La probabilità di errore sul bit è la stessa, l'abbiamo ricavata. Ci siamo fatti i conti, veniamo fuori che la probabilità di errore sul bit della QPSK era la stessa probabilità di errore sul bit dell'antipodale. Perché? Perché erano 2SK in quadratura, quindi erano indipendenti. Questo discorso vale sempre anche nel caso M Mario, perché la MPAM è equivalente a un MSK se la modulate in SSB, perché ha la stessa probabilità di errore, perché è una lineare e occupa la stessa banda, perché voi non spiegate banda se modulate in SSB. E sono del tutto equivalenti a una MQM quando log 2 di M è pari, cioè per una square log QM, una square QM, perché in quel caso erano semplicemente 2SK in quadratura, quindi di nuovo hanno la stessa probabilità di errore sul bit. Infatti la probabilità di errore sul simbolo, se vi ricordate, era 1 meno 1 meno la probabilità di errore della radice di m sk al quadrato, qui stessa probabilità di errore sul bit e stessa efficienza in banda, perché utilizzano doppio la banda ma trasmettono a doppio il rate, quindi efficienza la stessa. Quindi tutti questi punti saranno, racchiuderanno queste questi tre formati di modulazione. In particolare il prossimo che vado a presentare è il 4PAM. Il 4PAM è, ha efficienza in banda massima pari a 4, che sta roba tipo qui, e richiede una probabilità di sul bit, una condizione 0 di quasi 15, quasi 14, 15, quindi starà qui un po' più in alto. E poi la 16 PAM ha bisogno di 22 qualcosa, e ottengo una 16 PAM un'efficienza pari a 8, quindi siamo vicini a 10, quindi qui. Quindi questo è il grafico. Qui ci ho messo la 4 PAM e qui ci ho rappresentato la 16 PAM. In realtà qui oltre alla 4 PAM ci sta anche la 4 SSK, ASK in SSD e la 16 QM. Qui ci sta anche la 16 SK in SSB e la 64 QM.
Ok. Proseguiamo e cerchiamo di disegnare qui sopra qualche altro formato di modulazione che abbiamo visto. La PSK. Per la PSK che cosa abbiamo? Beh, cominciamo con la PSK, con la 4PSK. La 4PSK è una 4QM e si chiama QPSK, l'abbiamo già disegnata questa qua. Quindi questa è anche la 4PSK. Quando invece M fa 2 c'è la PSK binaria? Beh, per la PSK binaria, se vi ricordate come la facevamo, era un antipodale, però era impulso per coseno, quindi un antipodale in DSB, e qui utilizza il doppio della banda, e quindi è la metà efficiente. Quindi l'efficienza in banda non sarà più 2 ma sarà 1, quindi sarà qui. Questo sarà il caso 2PSK. Non so, provo a metterlo qui. L'8PSK. Ricordate la PSK come funzionava? La PSK ha bit rate pari allo 2 di M su T. Efficienza in banda massima, che è la dimensionalità, che è 2 diviso 2T, abbiamo log 2 di M, e quindi è la metà efficiente di una lineare. Quindi quando M fa 8 abbiamo un'efficienza in banda di 3, e la probabilità di errore su bit qual è? Prendiamo la formuletta, in realtà non c'è una formula chiusa, o meglio c'è ma è complicata. Per fare questo disegno ho utilizzato una via di mezzo fra la pairwise error probability e lo union bound, near stable union bound, che erano molto precisi perché la probabilità di errore su symbol era compresa fra QD e due volte QD. Ci mettiamo a metà strada, facciamo 1,5 QD più o meno, e poi quella probabilità di errore sul simbolo, la probabilità di errore sul bit è diviso il numero di bit, la probabilità di M. Perché? Perché sto utilizzando la modifica di Gray, e sicuramente ci troviamo in regime di elevato rapporto segnale rumore, perché stiamo a probabilità di errore 10-5, quindi l'approssimazione è valida. In questo caso ci facciamo i conti e viene fuori che l'8 VSK per avere una probabilità di errore 10-5 richiede circa 13 dB, quindi stiamo più o meno qua. E così la 16, che richiede circa 17 dB, occhi in croce, e ha un'efficienza che sta più o meno, anzi esattamente qui, perché la 16 ha un'efficienza di 4 e quindi la stessa da 4 panno, quindi sta esattamente qui. Ci faccio un tratteggio. Quindi per farlo un po' più chiaro il disegno, fate chiamare questa linea, la chiamo PAM, così si capisce. E qui abbiamo la 2, la 2, la 4, che avevamo qua, la 16. Fate chiamare questa linea PSK. E quindi abbiamo 2, 4, 8, 16. E poi basta, perché non lo disegnerò altro.
Andiamo invece adesso a piazzarci un altro formato di modulazione che abbiamo visto come esercizio, e l'altro formato di modulazione che voglio sistemare o disegnare qui sopra è il differential PSK, quindi PSK differenziale, che garantisce una demodulazione incoerente. Come funzionava? Utilizzo sempre tutte e due direzioni, quindi efficienza in banda è la stessa della PSK, stessa efficienza in banda della PSK, ma richiedeva una potenza trasmessa maggiore. Ricordate, perdeva 3 decibel, abbiamo detto. Se perde 3 dB vuol dire che è spostata, traslata questa curva a destra di 3 decibel. Quindi prendo questa curva e la sposto a destra di 3 dB. Rappresentata, cosa mi dà luogo? Che la 4 richiede 3 dB in più, quindi sarà più o meno qua. Allora, più o meno qui. E poi la 8 è spostata e sta più o meno qui, direi. E la 16 è spostata e sta più o meno qui. Questa è la D PSK. Nel caso invece della PSK binaria differenziale, vi ricordo che avevamo l'espressione in forma chiusa della probabilità d'errore ed era un mezzo elevato a meno commisione 0, che era la stessa della ortogonale, quindi un po' più vicino di 3 dB, quindi va più o meno così. Questo è 2, questo è 4, questo è 8 e questo qui è 16. Ok? Ragazzi, l'esercizio qua non è fare questo disegno, eh? È soltanto calcolare queste quantità, quindi non serve che lo fate, anche perché sta video registrato, sta sui libri, quindi non perdete tempo a ricopiare come un amanuense esattamente il disegnino. Anzi, forse se volete fare qualche esercizio, l'esercizio più utile sarebbe farlo al calcolatore. Come esercizio potete fare al calcolatore questo, cioè aprite un programma che conoscete, può essere C, il MATLAB, quello che vi pare, fatevi una funzioncina che si calcola l'inverso della probabilità d'errore, cercate le formule di probabilità d'errore sugli appunti o sul libro, invertitele e fate questo disegno. Poi, basta così altrimenti è troppo confusionario, andiamo invece nella zona di sotto, quella relativa al dove ci sono le modulazioni multidimensionali, con la dimensionalità che scala con la cardinalità della costellazione, ad esempio l'ortogonale. Un esempio di ortogonale è l'FSK, se ricordate. L'FSK che caratteristiche ha? Bene, l'efficienza in banda dell'ortogonale fa sempre 1 per m uguale 2 e per m uguale 4, quindi la massima efficienza in banda della ortogonale binaria e dell'ortogonale e della 4 ortogonale è sempre uguale a 1, quindi 2 e 4 lo metto qua sopra e richiedono qualcosa tipo 10 e 15, forse roba tipo 13, non so. Poi noi stiamo qua. E qualcosa tipo 9 dB, quindi roba tipo qua. Quindi la 2 e la 4 FSK. Ma ricordate che l'FSK è un ortogonale in banda passante, può essere demodulata in maniera coerente o incoerente. Di quale stiamo parlando qui? Demodulazione coerente. Bene, la 2FSK e la 4FSK hanno un'efficienza in banda di 1, quindi la metto sull'asse
orizzontale, efficienza in banda massima varia 1, e richiedono per avere una probabilità errore 10-5 su bit di roba tipo 13 e qualcosa dB e roba tipo 9,8-9,9 dB. Questa è l'FSK coerente. Poi, quando M cresce, l'efficienza in banda diminuisce. 0,75, 0,5, 0,31, 0,19, sempre più piccola, quindi vanno sempre, vanno in questa zona. Però, la probabilità di errore sul bit, per averla 10-5, è necessario avere una combinazione 0 sempre più piccola, perché se vi ricordate la probabilità di errore sul bit non abbiamo la forma chiusa, oddio, abbiamo la forma chiusa perché è uguale a m diviso 2m-1 probabilità di errore sul simbolo, e la probabilità di errore sul simbolo che cosa aveva? Se vi ricordate dentro c'era radice di energia diviso n0, ma energia è con 2 di m per combinazione 0, ed è chiaro che quando m cresce, questo argomento cresce, e per avere la stessa probabilità di sul bit, anche se ci sono altri coefficienti qui, dipendono da m, comunque comanda questo, si può avere una combinazione 0 più piccola, che decresce. Quindi per avere la stessa probabilità di errore sul bit, l'FSK demodulata in maniera coerente, in generale ortogonali, richiede sempre meno e meno energia media sul bit. Proseguendo questo grafico direi che siamo a, abbiamo detto 0,75, quindi qualcosa tipo qui, poi devo arrivare qui con la 64, questa è la 4, questa è la 8, la 16 e la 32. Il grafico è questo, ok? E se invece volessi demodularla in maniera incoerente, l'espressione in forma chiusa della probabilità di errore sul bit ce l'abbiamo, perché è m diviso 2m-1 probabilità di errore sul simbolo, e la probabilità di errore sul simbolo era sommatoria per m che vado 1 m-1 di m-1 su m fattoriale, meno 1 alla m più 1 su m più 1, elevato a meno m diviso m più 1, log 2 di m con bisogno 0. La disegnate, la volete uguale a 10-5 e trovate le combinazioni necessarie. Per quanto concerne invece l'efficienza in banda, ebbene adesso è la metà dell'FSK coerente. Vi ricordate, abbiamo fatto un esempio con l'FSK che utilizzava impulsi rettangolari. La spaziatura minima fra i sottoportanti, nel caso di impulsi rettangolari, era 1 su 2t se demodulata in maniera coerente. 1 su t, cioè il doppio, se demodulata in maniera incoerente. Ok? Qui non è efficienza in banda, che è la metà di quello che abbiamo qui. Quindi riporta esattamente quei punti, soltanto li divido per 2, 1 diventa un mezzo e così via. Allora, se li vado a riportare abbiamo qualcosa del genere. Questa è l'FSK incoerente, che otteniamo qui, questa sta alla stessa del 16, quindi sta qui. Il secondo punto sta qui, l'8 sta qui. Oggi di lì. Ok? Da quello che potete vedere, le modulazioni lineari di
diventano asintoticamente coefficienti in banda quando m tende a infinito, si avvicina sempre più alla curva limite. Basta utilizzare una combinazione zero sempre maggiore di sempre più grande. Mentre invece le modulazioni ortogonali diventano efficienti asintoticamente quando m tende a infinito in questa regione qui, r su w tende a 0. Per essere asintoticamente efficienti, poiché r su w tende a 0, vuol dire che utilizzare sempre più bande. Qui per essere efficienti in maniera asintotica, quando m tende a infinito, dovete utilizzare sempre più potenza qua sotto, che andare in questa direzione. Qui dovete utilizzare sempre più bande, andare qua sotto e si avvicina asintoticamente a meno STB. Quindi questa qui, questo piano, è diviso in due. Il pezzo di sopra è la regione in cui non avete limiti sulla potenza, ma avete un grosso limite sulla banda. Quindi questa regione è band limited. Quella di sotto invece è power limited, perché band ne avete quante volete, ma ci sono problemi sulla potenza e quindi fate aumentare m e potete ottenere quelle prestazioni se diventate sinteticamente ottimi con una potenza, con un'energia media per bit che tende a zero. La linea di separazione è R sub W pari a 1. Ad esempio, se dovete costruire o progettare il local loop, quello che collega il telefono di casa, ma a questo punto non è un telefono di casa, è semplicemente la linea di casa, alla prima cassetta di derivazione o alla prima stazione telefonica, lì avete un problema di banda, perché oltre al vostro segnale ci sono anche quelli di tutti quanti gli utenti che ci stanno trasmettendo, e siccome il cavo potrebbe essere un doppino telefonico, una banda molto piccola, il grosso problema lì è la banda. Di potenza non ce n'è grosso problema, perché è cablato, è attaccato alla linea, e quindi di potenza ne avete quanta volete. Lì direi che utilizzerò un formato di modulazione efficiente in banda. Qui. E magari utilizzo un QM con un 256 QM, o formati di modulazione del genere, molto efficienti in banda. Viceversa, se devo fare una rete di sensori in cui il grosso del problema non è a banda, perché lì in quella zona ci sono solo io e posso utilizzare tutta la banda che voglio, però il sensore è wireless, quindi alimentato a batteria, io devo lavorare in una regione power limited, perché il limite lì è il grosso limite della potenza, e allora utilizzerò un formato di modulazione che è efficiente in potenza, magari in ortogonale, un FSK, un 64 FSK, un 32 FSK, quello che sia. Se poi voglio anche un modulatore semplice, lo faccio differenziato. Va bene?